ragazzi, sono Nicolò, bentornati a Soul Corner, l'appuntamento settimanale in cui diamo un'occhiata a tutto quello che sta succedendo nel mondo delle sneakers. Abbiamo davanti una settimana piuttosto importante, sicuramente per me, ma penso anche per tanti altri, quindi cominciamo subito. E come al solito si parte dal dare un'occhiata alle release più importanti che ci hanno accompagnato settimana scorsa. Tanto per cominciare, il 4, o meglio in realtà 5 di ottobre, c'è stata la release delle New Balance 991 V2 in collaborazione con Stone Island. Prezzo di retail 270 euro, quindi piuttosto altino. Release un disastro, onestamente. La data ufficiale doveva essere il 4 di ottobre, ma ci sono stati continui ritardi durante la data che si presupponeva sarebbe stata quella del drop, per poi infine aver rilasciato pochissime paia prese soltanto dai bot e infine posticipare il drop al giorno successivo. Quindi potremmo dire che in realtà sono state rilasciate il 5 direttamente dal sito di Stone Island. Un sacco di errori, un sacco di problemi direttamente dal sito. Io fortunatamente sono riuscito a prenderne un paio, ci ho messo circa mezz'ora a riuscire a completare il checkout, però appena arriveranno cercherò di farvele vedere magari su Instagram e su TikTok. Il giorno successivo, il 6, abbiamo avuto due release tramite l'applicazione Sneakers: il drop delle Air More Up Tempo in collaborazione con Ambush al prezzo di retail di 215 euro. Sono andate completamente sold out, anche piuttosto in fretta. Entrambe le colorway erano veramente limitate, come già vi dicevo settimana scorsa, e al momento però i prezzi di resell non sono particolarmente alti, quindi se siete interessati nel mercato secondario non andrete a pagarle molto di più di quello che le avreste pagate su Sneakers. L'altra release è stata invece quella delle Born Raised tramite però gli skate shop. Diciamo che durante quella giornata molti skate shop hanno chiuso le loro raffle. Ho visto veramente pochissime win in giro, ma esattamente come mi aspettavo, era una release già limitata di per sé, poi con tutto l'hype che ha avuto intorno era veramente molto molto difficile riuscire a prenderne un paio. Fatemi sapere nei commenti se voi siete stati così fortunati da prenderle. Infine si chiude la settimana con sabato 7, il drop delle Jordan 6 in colorazione acqua, prezzo di retail 210 euro. Non hanno riscosso molto successo, non dovreste avere problemi a riuscire a prenderne un paio anche oggi, se non tramite Sneakers, tramite tanti altri siti. Passiamo a dare un'occhiata alle notizie più importanti e più interessanti che sono emerse durante gli ultimi giorni. Tanto per cominciare, è girata questa immagine di un sample di una Dunk SB in collaborazione con Carhartt. Questa a quanto pare è quella che qualche mese fa si vociferava sarebbe potuta essere la collaborazione tra Eminem e Dunk SB, solo che a quanto pare Eminem non è coinvolto in questa collab, si tratta soltanto della collaborazione tra Nike SB e Carhartt. Quella che vedete è l'immagine di un sample che presenta una tomaia completamente nera, intersuola bianca e suola traslucida, e uno dei due backtail presenta il branding Carhartt mentre l'altro il branding Nike. Si tratta però soltanto di un sample, quindi se mai dovesse effettivamente uscire questa collaborazione durante l'anno prossimo, si vocifera, potrebbe essere completamente diversa da quella che vedete in questa immagine. Però è interessante vedere che comunque stanno lavorando a questa collaborazione che sicuramente riscuoterà un ottimo successo. Passiamo poi a delle immagini dettagliate di uno dei modelli che verranno presentati tramite la collaborazione Adidas, Athletics e Fear of God. Una delle collaborazioni più attese degli ultimi tempi, nata più di 3 anni fa ormai, che ancora non ha effettivamente rilasciato nulla sul mercato al pubblico se non immagini e qualche leak. Queste sono immagini dettagliate di una delle silhouette che verrà rilasciata, secondo me molto interessante, ma non la silhouette più bella di quelle che ci hanno fatto vedere finora. La notizia più importante però è che a quanto pare entro fine anno dovremmo vedere almeno una o due paia della collezione, e non dovrebbero trattarsi di queste, ma dovrebbero trattarsi di un modello low top. Al momento non c'è ancora niente di confermato, si tratta come al solito sempre di rumors. Nel momento in cui giungeranno informazioni più confermate e più attendibili, chiaramente vi avviserò. Per il momento io però sono molto molto interessato a questa collaborazione, e da quello che ho visto in giro, da quello che ho sentito, i prezzi di retail non saranno neanche così alti come tanta gente si aspetta. A quanto pare potrebbero mantenere più i prezzi standard di Adidas che i prezzi standard di Fear of God, e questo secondo me è un dettaglio di vitale importanza. Abbiamo avuto il leak di una fotografia effettiva di quella che sarà la Jordan 3 Ivory prevista per l'anno prossimo. A quanto pare si tratterà di una scarpa piuttosto interessante e davvero ben fatta. Come potete vedere, la scarpa avrà un look generalmente molto molto tendente a colorazione sail, con dei dettagli però davvero interessanti. Quello che a me onestamente piace più di tutti è il backtab, che come potete vedere presenta sia il logo Nike Air che il Jumpman, avendo il backtab stesso in plastica semi trasparente. Sicuramente un dettaglio veramente interessante e molto particolare, soprattutto per gli appassionati di sneakers che apprezzano la differenza
differenza tra il Nike Air e Jumpman. In questo caso vengono offerti entrambi e in un modo secondo me davvero carino. Il look generale della scarpa è molto bello anche di per sé e bisogna ammettere che ricorda davvero tanto i look di Off-White. Se questa scarpa l'avessero fatta in collaborazione con Off-White, nessuno avrebbe detto niente e sarebbe stata accettata tranquillamente. In ogni caso è prevista per Spring 2024, dovrebbe essere, in ogni caso sicuramente l'anno prossimo. Fatemi sapere se secondo voi si tratta di una scarpa che potrà avere un grande successo anche a livello di hype, non soltanto per i collezionisti di Jordan, e se secondo voi andrà sold out il giorno del drop o se sarà leggermente più semplice riuscire ad acquistarne un paio. Passiamo poi a parlare di un interessante fatto accaduto legato alla release delle Jordan 1 Low Golf in collaborazione con Travis Scott, previste per il prossimo 13 ottobre, ma dettagli sulle release ne parliamo dopo. Al momento alcune raffle hanno già aperto le iscrizioni e si tratta principalmente, se non addirittura solo, di negozi di attrezzatura da golf. Molto interessante che uno di questi negozi, esattamente la notte dopo aver aperto la propria raffle, si è ritrovata la vetrina spaccata o con gente che ha cercato di spaccarla, probabilmente per andare a cercare le Travis. Lo store ha poi comunicato che le scarpe nel negozio fisico non le tengono, probabilmente le avranno nel loro magazzino. Io trovo che questo atto vandalico sia molto descrittivo della situazione delle sneakers del resell di oggi. Arrivare addirittura a cercare di derubare un negozio per avere queste scarpe semplicemente per rivenderle mi sembra un po' eccessivo. Sono molto curioso di sapere voi che cosa ne pensate di questa vicenda, fatemelo sapere nei commenti. La notizia più interessante, almeno sicuramente per me ma penso anche per tantissimi altri di voi, è che a quanto pare questo venerdì 13, oltre che la release delle Jordan Low in collaborazione con Travis, Kanye avrebbe avuto intenzione di esibirsi in un concerto a Campovolo, rumor che è stato alimentato durante i giorni del weekend in maniera veramente veramente grossa, anche se non ci sono mai state informazioni ufficialmente confermate. Si trattava sempre di informazioni trapelate, di rumor, di leak, erano dipendenti che già avevano iniziato i lavori per costruire il palco, però a quanto pare è stato già annullato per mancanza di tempo per poter preparare il tutto. I pochi leak e rumors, quindi assolutamente tutte queste informazioni non sono confermate, dicevano che Kanye avrebbe avuto intenzione di creare uno show che avrebbe previsto anche che tutto lo staff e tutti i dipendenti dell'evento avrebbero dovuto mantenere un outfit determinato dall'artista in modo da creare una scenografia molto più coesa. A quanto pare questo e tanti altri fattori hanno impedito la preparazione del concerto in tempo per il 13. In realtà sono anche riuscito a leggere gente che diceva che è il PD che ha annullato il concerto per le dichiarazioni di Kanye, le ideologie di Kanye stesso, però mi sembra un po' inverosimile una situazione del genere. In ogni caso, ora non si sa se il concerto è stato annullato per il 13 e verrà posticipato al 20, cosa che onestamente io spero, o non si sa se è stato completamente annullato e basta. Purtroppo finché non ci saranno informazioni ufficiali, finché non ci saranno comunicati ufficiali e finché non saranno in vendita i biglietti, non si potrà sapere che caspita succederà. Io se fossi in voi terrei gli occhi aperti. Anzi, io terrò gli occhi aperti perché ci terrei veramente tanto a poter vedere un concerto di Kanye in Italia, che sarebbe un evento veramente assurdo e gli americani rosicherebbero due volte quest'anno. Mi sembra un po' come un paio d'anni fa quando l'Inghilterra stava rosicando completamente con l'Italia. Passiamo però infine a vedere che cosa ci aspetta questa settimana in quanto a release. Le cose interessanti cominciano mercoledì 11 con la release delle New Balance 1906R in collaborazione con Aurali. Non so se ho pronunciato bene il nome, ma dovrebbe trattarsi di una boutique di semilusso giapponese. Ci saranno due colorway, una definita Bone White e l'altra definita Flintstone, entrambe al prezzo di retail di 180 euro. Molto probabilmente saranno piuttosto limitate, molto carine anche come colorway, onestamente non mi fanno emozionare particolarmente. Passiamo poi al 13 in cui abbiamo una buona quantità di release. Cominciamo dalla meno interessante, la Nike Terminator Low in colorazione University Blue, 130 euro, molto carina come colorway. La Terminator Low secondo me è molto sottovalutata, ma niente male come scarpa. Jordan 1 Low oggi in colorazione White Red, prezzo di retail 160 euro. A me questa, ragazzi, piace veramente veramente tanto. Non credo che avrà un grande successo, quindi penso che attenderò di poterla prendere scontata e magari poi ci farò un pensierino. Infine però la release più interessante è quella delle Jordan 1 Low Golf in collaborazione con Travis Scott. A me personalmente come colorway questa scarpa non piace tanto, anzi piace veramente pochissimo. La release ufficiale è prevista appunto per il 13 di ottobre, nonostante al momento non siano ancora visibili sull'applicazione sneakers. Ci sono già delle paia carine
caricate in back-end nei sistemi di Nike, e tramite i sistemi la data prevista è comunque quella del 13. Il prezzo di retail dovrebbe essere di 170 euro, non ne sono sicuro al 100%, ma sarà comunque intorno a questa cifra. Come vi dicevo, ci sono pochissime raffle aperte, si tratterà di una release veramente limitatissima. A quanto pare al momento negli Stati Uniti è previsto un accesso esclusivo per avere queste scarpe, che non si sa se sarà classico accesso esclusivo, quelle persone casualmente avranno diritto all'acquisto della scarpa, o ci sarà qualche evento un po' più interessante come ad esempio Scratch o Sneaker Scam. E soprattutto non si sa se la cosa verrà riproposta anche qui in Europa, molto probabilmente no. In ogni caso, al momento ci sono poche informazioni a riguardo, quindi vi consiglio di tenere d'occhio l'applicazione Sneakers e i vostri Q-Group per poter avere accesso alle raffle, che in questo caso sono tenute dai negozi di golf, quindi sicuramente molto meno conosciuti e molto meno famosi rispetto a magari degli skate shop ad esempio, o le boutique che normalmente hanno le release Jordan, e ciò renderà soltanto ancora più difficile riuscire ad aggiudicarsene un paio. Chiudiamo con le release sabato 14 con le Jordan 1 High in colorazione mauve. Color blocking bello, colore del color blocking non eccezionale, prezzo di retail di 190 euro, non credo proprio che questa scarpa riscuoterà un grande successo. Anzi, per chiudere ci tenevo ad informarvi che questo weekend, sabato 14 e domenica 15, si terrà Sneakerness a Milano. La location è List End Studios in via Mecenate a Milano, e io sarò presente entrambi i giorni per tutta la durata dell'evento. Avrò infatti uno stand di vendita di sneakers con un gruppo di amici. Io di mio non avrò tante paia in vendita, giusto quelle di cui vorrei cercare di liberarmi, però i miei amici porteranno una buona quantità di scarpe. La cifra dovrebbe girarsi intorno alle 300-350 paia circa. Quindi se sarete lì in giro, e vi consiglio di esserlo perché si tratta di uno degli eventi più belli e più importanti in Europa, sicuramente l'evento più importante in Italia per quanto riguarda le sneakers, quindi non potete mancare. Se verrete, che sia sabato o che sia domenica, non dimenticate di passare al nostro stand anche soltanto per un saluto e fare quattro chiacchiere con me. Mi farà tantissimo piacere, come vi ripeto sempre, non fatevi assolutamente problemi a salutarmi se mi beccate in giro, non necessariamente per chiedere una foto, ma anche soltanto per fare quattro chiacchiere, è una cosa che io apprezzo veramente tanto. Per quanto riguarda la posizione dello stand all'interno dell'evento, ve la comunicherò appena la so, quindi probabilmente la mattina del 14, e chiaramente la comunicherò tramite le storie di Instagram, quindi se ancora non mi seguite io vi consiglio di andare a farlo, trovate il link in descrizione. Bene ragazzi, per questo episodio di Soul Corner è tutto, fatemi sapere voi cosa ne pensate di tutta la situazione del concerto di Ye, e se anche voi speravate che sarebbe stato già questo weekend. Io onestamente penso che sarei più contento se lo spostassero al 20, visto che sabato 14 io mi dovrò svegliare alle 5, e se si fosse tenuto il concerto sarei tornato a casa circa alle 2:30, quindi forse non era proprio il massimo. In ogni caso, se questo video vi è piaciuto, io come al solito invito a lasciare un bel like e iscrivervi al canale, e noi ci vediamo alla prossima. Thank you.